Questo podcast fa parte del Vintage People Network. E prima di questa bellissima puntata, voglio suggerirti di buttare un ascolto anche al mio podcast. Io sono Lomone e Atariteca è il mio podcast contro la calcificazione dei neuroni. Ogni giorno parlo di retro gaming, storia dei programmatori, aziende informatiche storiche e iconici videogiochi. E lo faccio con un taglio molto irriverente che spero ti piaccia. Noi siamo i Vintage People e se ci ascolti, sei vintage anche tu. Eccoci qua, siamo tornati, è tornata Retro Gaming Lives, io come sempre sono Roberto e con me c'è Pier Marco, ciao Pier! Ciao Robby, ciao a tutti gli ascoltatori. Ci siamo presi una settimana sabbatica perché per problemi logistici non ho potuto registrare la puntata, quindi scusate cari ascoltatori se per una settimana non ci siamo fatti sentire, ma sono sicuro che non vi saremmo mancati troppo, o invece sì. Dici che hai avuto i lavori forzati? Ho avuto i lavori, cioè tuttora i lavori forzati, infatti adesso sto registrando da uno studio improvvisato da un'altra parte, ma comunque se la vi, poi quando casa mia sarà finita e pronta sarò molto felice, ma al momento è un bordello di prima categoria, quindi mi devo accontentare di dove sono ora. Comunque caro Pier, questa cosa ci ha avvicinati perché la location in cui vivo e da cui sto registrando è tornata a essere quella che era nella mia infanzia, no? Quella che ci vedeva praticamente vicini di casa. Sì, non era proprio l'infanzia perché all'inizio stavi a ingegneria. Sì, stavo ancora quindi un pochino più lontano. Sì, però comunque ero a 5 minuti da qui, dai. Sì, diciamo che siamo tornati vicini di casa. E poi, anche se abbiamo saltato una settimana, con un grande cordoglio chiaramente, dispiaciutissimo, ma causa di forza maggiore, però abbiamo fatto la puntata in video e c'eri pure tu. Esatto, abbiamo fatto una bellissima puntata in video sul canale dei Vintage People con Simone e Mike e Pierre ed io eravamo in accoppiata insieme, come si può dire, spalla contro spalla, insomma eravamo proprio vicini vicini vicini. Esatto, e tra l'altro la puntata di stasera è una specie di crossover perché abbiamo avuto qualche richiesta dopo la puntata video, anzi chi non ha visto la puntata video recuperi subito andandosela a vedere sul canale YouTube dei Vintage People perché è abbastanza carina, e quello che faremo stasera nella prima metà di questo podcast è collegato perché viene fuori da delle richieste che ci sono state fatte in seguito a quella puntata video. Sì, quindi è una coda alla puntata video. È più un crossover, con fumetti. Oggi quando dici cross pensi a crossplay, invece questo è un crossover. Cioè quando due media diversi si incrociano per parlare dello stesso argomento, in sostanza. Comunque di argomenti che tra di loro sono collegati, perché lì si parlava più che altro dei gadget, poi ho fatto qualche accenno a qualche press tour spaziale, ho parlato di quello di Matrix per esempio, del lancio del DS a Milano, e allora mi sono arrivate delle domande su quell'argomento lì, sull'argomento press tour. Cioè fondamentalmente mi è stato chiesto se, perché giustamente finché si parla di titoli di richiamo, di primo piano, ci si aspetta anche che ci siano dei lanci per la stampa abbastanza spettacolari, perché i titoli magari sono importanti, però mi è stato chiesto qual è stato il press tour, diciamo, più memorabile legato a un prodotto non di primissimo piano, non un prodotto AAA di primissima fascia, appunto per renderci conto un po' di che cos'erano i press tour di quei tempi, anche quando non c'erano dietro prodotti super, sì, certo, super pompati. Sì, e poi mi è stato anche chiesto, la seconda domanda che mi hanno fatto,
e se invece c'è qualche esperienza sempre a livello di prestur memorabile fuori dal territorio nazionale che mi viene in mente. Ah, è vero, perché andavi anche all'estero, non solo in Italia. Sì, qualche volta è capitato. Io, come avevo già detto durante la puntata video, su una decina di inviti che ricevevo ne scartavo il 90% oggettivamente, perché stando a Genova quasi tutto si faceva a Milano e poi in zona, e quindi a me veniva piuttosto scomodo, anche perché Genova è sempre stata servita molto male per quanto riguarda i collegamenti. Ora le cose sono migliorate negli ultimissimi anni, ma ancora non è collegata bene a livello di orari, soprattutto per i mezzi pubblici, i treni in primis. Io mi ricordo che l'ultimo treno Genova-Milano una ventina d'anni fa era tipo alle 10:30 di sera, per cui mi sono capitati dei press tour, anzi me ne viene in mente uno su tutti, che ci sono andato perché era una cena oltretutto, ed era il lancio di Green Fandango della Lucas, organizzato da CTO, e c'era questa cena in un ristorante messicano che non era lontano dalla stazione centrale di Milano. E quindi per quello ho detto ce la posso fare, però è stata veramente una toccata e fuga, tipo sono sceso dal treno, mi sono fatto la presentazione, c'è stata la cena, verso la fine della cena, che già si avvicinava un po' troppo il momento in cui avrei rischiato di perdere il treno, si sarebbe trasformato in una zucca e quindi dovevi correre via. E hai dimenticato la scarpetta? Esatto, quindi no, però sono riuscito a prenderlo a pelo, ma... meno male. Quindi fondamentalmente, siccome 9 su 10 poi chiaramente erano tutti eventi quelli più interessanti, che comunque finivano la sera tardi, molti li ho saltati, però alcuni sono riuscito a godermeli, a farli, come uno che probabilmente è già una buona risposta alla prima domanda, che è legato a un videogioco prodotto alla fine del millennio inizio, quindi credo che fosse 99-2000, prodotto da Microids. Io ho sempre detto Microids, chissà perché. Sempre sono francesi. Quindi Microids. Okay. Prodotto da Microids, che tra l'altro sono quelli che hanno fatto il gioco di Goldrick, giusto tanto per che ne avevamo parlato qualche mese fa, mi ricordo. Esatto, l'anno scorso comunque. E quindi niente, c'era questo evento organizzato da Microids tramite un'agenzia stampa che tra l'altro secondo me era la migliore agenzia che c'era su Piazza Milano, perché chi ci lavorava aveva fatto le PR in precedenza per Leader, che era la più grande azienda di distribuzione di videogiochi in Italia. E quindi avevano il videogioco si chiamava L'Impero delle Formiche, Ant, L'Impero delle Formiche, e tra l'altro, oltretutto, già che ne stiamo parlando, è imminente il remake del videogioco, che in realtà non è un vero remake, perché quello lì era proprio uno strategico gestionale dove dovevi mettere in piedi una sorta di formicaio virtuale, insomma una roba di questo tipo, mentre invece quello che è il titolo che uscirà, che è stato annunciato questa primavera, non so se hai visto i trailer con questa grafica Unreal sfruttata al massimo, sembrano quasi dei documentari girati proprio sai, col macro obiettivo. Comunque faranno questo videogioco che, come quello del 2000, sempre credo fatto da Microids, è in qualche modo ispirato a un'opera, a un romanzo scritto da un entomologo francese, Bernard Werber, che aveva fatto tra l'altro da consulente anche per il titolo del 2000, per questo Ant, l'impero delle formiche. Ora, l'evento era molto bello, questo di lancio di questo titolo, che ripeto non è che fosse un titolo triple A, però l'evento era molto bello perché c'era una presentazione del gioco al Museo di Storia Naturale di Milano, con poi una visita del museo e una sorta di buffet, quindi di cena al museo. Ma lì era praticamente la prima metà della festa di presentazione, perché poi c'era una seconda metà che si sarebbe svolta niente poco di meno che al Tocqueville, che è una sorta di discoteca, almeno era molto famosa, proprio al centro di Milano, in Corso Como, una cosa fighissima perché
c'era questa sorta di serata, di finale di serata in discoteca, quindi dopo cena ci si vedeva lì fino all'alba, e c'era stato riservato un privé. Questo era il programma. Il giorno dopo c'erano le interviste a chi? Allo scrittore francese sul gioco. E io ho avuto la fortuna, anche perché avevo sempre i soliti problemi di logistica, di essere stato ospitato dal PR, che addirittura mi ha fatto dormire nel letto di suo figlio, che era in campeggio. È stata una fortuna. Per cui cosa è successo? Che c'è stata questa visita al Museo di Storia Naturale, la presentazione del gioco, la visita al Museo di Storia Naturale, il buffet, poi c'è stata sta cosa in discoteca che è stata spettacolare, perché praticamente questo privé del Tocqueville era un vero e proprio privé, nel senso che c'erano tanto di paletti con le corde e di agenti di sorveglianza, come se fossero dei buttafuori all'interno, per cui tu potevi entrare solo se effettivamente facevi parte di questa lista di invitati a questa sorta di festa privata, e dentro era pieno di modelle. Ah, e cosa facevano le modelle? Niente, stavano là, erano pagate. Erano di presenza e basta, bella presenza. Tu fatti il conto, una discoteca con una pista enorme, c'erano tre o quattro bar, e poi c'era sto stuprivé con queste modelle che stavano lì. E infatti, tra l'altro, questo evento di lancio non era soltanto per la stampa italiana, perché c'erano anche, mi ricordo un giornalista spagnolo che sembrava un macellaio, che era lento, col barbone, che me lo ricordo perché effettivamente stava a guardare con la mascella per terra queste modelle che ti posso dire... erano bellissime, però hai presente le classiche modelle da giornale di moda, cioè così belle da sembrarti finte, quasi eterne. Sì, certo, quasi da non essere sexy, tanto sono belle. Infatti a me non, cioè, gli avrei fatto un quadro, però... Vabbè, dai. Come se si potessero rompere, non so. Va bene, una bellezza da ammirare e basta, ok? Una bellezza pura da ammirare e basta. Per me era così. Sì. E poi c'erano bottiglie di Don Perignon, per cui ti puoi immaginare che quando è finita la serata, che poi in realtà io, essendo ospitato dal PR, praticamente ho dovuto aspettare proprio la fine, perché lui era l'ultimo che se ne andava, no? Per cui quando se ne sono andati tutti e poi ce ne siamo andati anche noi, che saranno state le 4 del mattino, io ero completamente brillo, perché lo champagne non sembra, ma insomma fa, e ne avevo bevuto abbastanza. E quando siamo arrivati a casa del PR, lui mi ha detto: oh, mi raccomando, tra 3 ore e mezza ti vengo a svegliare alle 7:30, perché alle 8:30 hai l'intervista, che è in questo albergo, un altro albergo spettacolare di Milano, che era il Grand Hotel Savoia, una cosa del genere, una roba anche lì fuori parametro. Ricordati che hai l'intervista allo scrittore per il gioco. E io mi ricordo che sono andato a letto che ero ubriaco, 3 ore e mezza dopo, quando lui mi è venuto a svegliare, ero ancora a brillo. Sei dormito solo 3 ore, ci può stare, dai. 3 ore, sì. Ero totalmente sfasato. E questa, secondo me, è stata una serata spettacolare per un titolo che alla fine non era neanche un titolo così diciamo di primo piano. Un'altra che mi ricordo, che però lì sono stati 2 giorni, è stata una roba organizzata da Infogram, la famosa Infogrames, se la vogliamo dire all'inglese, che praticamente aveva organizzato 2 giorni a Santa Margherita Ligure per la presentazione della lineup dell'anno. Ed era l'anno in cui poi è uscito, qualche mese dopo, perché ci avevano regalato tra le decine di gadget che ci hanno dato durante quell'evento, c'era il motoscafo gonfiabile, perché era una specie di canottino, Spy Hunter. Quindi è stato quando è uscito Spy Hunter su Xbox e PlayStation 2. Sì, ricordo. E praticamente cosa hanno fatto? Hanno invitato, giornalisti selezionati della stampa, e addirittura c'erano i rivenditori più importanti della nazione. Quindi era un evento che
era un cross event, vedi, a proposito di cross. Da una parte c'era una selezione di giornalisti e dall'altra c'era una selezione di rivenditori, perché la lineup la presentavano sia alla stampa che ai rivenditori. Nella cornice di questo albergo extra lusso di Santa Margherita, in un parco enorme, dove si organizzavano anche delle attività ricreative. Quindi tu potevi scegliere, c'erano tre o quattro attività, io mi ricordo che scelsi la competizione di soft air. Sì, ho presente. Sì. Le pistole e i pallini, che mi aspettavo che ci fossero i pallini quelli pieni di vernice, invece no. Meno male perché... No, peggio invece. Ah, è peggio? Peggio perché avevano i pallini quelli piccoli di plastica dura, che praticamente ti facevano male. E come si faceva a essere sicuri di essere stati colpiti, o comunque, cioè, stava nell'onestà di chi veniva colpito? Preoccupare che quando ti colpivano, che tu riuscissi a restare impassibile era difficile, perché a parte che proprio l'urletto ti usciva, perché diciamo che era come prendersi una bicellata, va? Quindi eri automaticamente fuori se ti beccavano, non potevi far finta di niente. Praticamente tu pensa che tra l'altro è stata un po' una vigliaccata, perché chi organizzava... Allora, c'erano diverse attività, ma questa del soft air era organizzata da un circolo di giocatori di soft air professionisti che si erano prestati a questa situazione di questo evento proprio per dare una dimostrazione, e permettevano ai giornalisti di creare delle squadre, però poi giocavano pure loro, cioè era come mettersi contro i professionisti. Praticamente tu pensa che questi qua non solo avevano l'attrezzatura a livello di arsenale, per cui c'era chi aveva pistole, chi aveva fucili automatici, che tra l'altro esteticamente ricostruivano, in qualche modo ricopiavano le armi vere, no? Anche se poi andavano con questi pallini di plastica, ma avevano anche proprio, erano proprio bardati, avevano proprio, che ne so, il c'era quella specie di golf imbottito, addirittura avevano i passamontagna con le visiere di plastica per non ammazzarsi nel caso l'avessero sparato in faccia. In faccia, beh, ovvio. Esatto. E ci avevano fatto una specie di training, quindi ci avevano fatto una specie di training di un quarto d'ora per insegnarci come si usavano le armi, che tra l'altro ci avevano dato chiaramente quelle che per loro erano le armi di scarto, che infatti si inceppavano. Io mi ricordo che avevo sto fucile che si inceppava ogni 3x2, ma era previsto che si potesse inceppare, non era una roba come dire sei stato sfigato, poteva capitare, e quindi dovevi togliere il caricatore, rimetterlo, insomma non era banale. E la competizione si svolgeva in questi boschi, si può dire che era una specie di bosco in pendenza, mi ricordo che era nei pressi appunto di questo albergo. Ed era una competizione tipo cattura la bandiera, solo che invece di esserci la bandiera c'era questa specie di drappo che la squadra dei professionisti di soft air aveva legato a un albero che noi dovevamo trovare. Uh-huh. E una volta trovato dovevamo impossessarcene e dovevamo portarlo in una zona che era la nostra base per difenderlo dall'assalto dei professionisti. Quindi la missione era articolata in: trova l'albero, prendi il drappo, portalo nella tua base e difendilo per un tot di tempo. Questa era la missione. Ed eravamo in sei, praticamente eravamo in sei noi, e i professionisti erano in quattro, che anche se fossero stati in due ci avrebbero massacrato in ogni caso, perché questi lo facevano ogni weekend, una roba del genere se non di più, mentre noi per me una volta. Insomma, loro professionisti, voi invece eravate proprio quelli della domenica, diciamola così. E io mi ricordo questa situazione, innanzitutto che, vabbè, siamo riusciti già quando ci siamo impossessati del drappo, due li hanno fatti fuori, cioè, perché chiaramente non è che ci hanno detto prego accomodatevi, prendete il drappo, per cui abbiamo fatto una tattica per cui abbiamo mandato alcuni in ala scoperta, altri invece stavano nelle retroguardie, però due sono già stati eliminati dal gioco, quindi eravamo rimasti in quattro. E mentre cercavamo di raggiungere la nostra base ne hanno beccati altri due, per cui quando siamo arrivati alla base eravamo rimasti io e un altro col drappo che dovevamo
che dovevamo difendere. E siccome si correva nel bosco tra questi pendii, praticamente si sudava e si sviluppava vapore acqueo, per cui a un certo punto non vedevo più nulla, cioè non vedevo nulla con questa specie di visiera davanti che mi si era completamente appannata, per cui andavo tipo come se ci fosse la nebbia, sì, oppure me la dovevo togliere, per cui me la sono tolta e siamo arrivati alla nostra base inseguiti da tutto il gruppo, perché non siamo riusciti a farne fuori neanche uno dei professionisti, praticamente, per cui eravamo accerchiati 2 contro 4 e ci hanno intimato di arrenderci perché praticamente io, tra l'altro, ci eravamo buttati dietro ci stavano queste specie di sassi, di ammassi di cose, perché eravamo praticamente stesi per terra, nascosti al meglio delle nostre misere possibilità. E quindi mi ricordo che ci hanno intimato di arrenderci. Allora, il mio compagno di squadra si è arreso subito, in automatico. Io invece non so cosa mi è presa sta specie di carogna alla Rambo, no? Per cui mi è scattata la molla della violenza, ho detto no, non esiste che mi arrendo, cioè sono arrivato fin qua col drappo, ed è stata un'imprudenza, cioè è stata una cazzata che ho fatto, perché praticamente mi hanno crivellato di proiettili, nel senso che io sono uscito, mi si è pure inceppato il fucile. Che sfiga! Sì, beh, ma perché... Allora, sai quant'è che si inceppa? Quando tu, siccome c'avevi la modalità manuale a singolo colpo e poi automatica, e quindi automatica tu continuavi a tenere premuto il grilletto e continuava a sparare sti pallini che si infilavano nella canna. Dopo un po' di pallini, se non ti finiva il caricatore, 9 su 10 magari si ingrippavano nella canna o fuori dal... E infatti... Uno l'ho beccato, uno l'ho fatto fuori, dopodiché mi hanno crivellato e praticamente mi hanno fatto un buco sulla fronte, perché io mi ero tolto la visiera, certo. Esatto. È andata anche bene che è finita sulla fronte, non in un occhio. Esatto, mi hanno fatto proprio un buco sulla fronte, per cui prima a me... Madonna. Quindi mi è gonfiato e è uscito il sangue e chiaramente ho perso. E quando siamo tornati al tempo c'era il PM che era costernato, perché no, il ghiaccio, i punti, che dobbiamo fare? Per cui quando sono arrivato a Genova, che c'avevo sto buco nella... mi è rimasta ancora la cicatrice, che sembra quasi una cicatrice da varicella. Non ci ho fatto caso, devo guardarti meglio. È una cicatrice proprio circolare, come se fosse, perché proprio mi ha fatto proprio un pertugio. E ho pensato che se fossimo stati in una vera situazione di guerra, io sarei morto al giorno, praticamente, dove gli altri furbi li catturavano e li mettevano in prigione. Morto con un buco in fronte, e basta. Quelle classiche cose che quando uno poi ci pensa dice ma sei stato veramente un coglione, no? E se te lo dicessero prima, tu in maniera razionale diresti certo che mi arrendo, sono mica scemo, no? Invece ti giuro che quando ti trovi lì sono situazioni talmente istintive che non lo sai manco tu che cosa ti può scattare. E a me mi è scattata sta cosa alla Rambo. È finita malissimo. Esatto, ma la differenza è che mentre Rambo li faceva tutti fuori, a me mi hanno praticamente crivellato di colpi. Cioè, anche perché gli hanno fatto fuori uno, quindi figure, dicevano, ancora più caroni. Però sono stati 2 giorni bellissimi in una location meravigliosa. Mi ricordo che c'era al mattino c'era sta colazione che... Io mi sarò fatto fuori 4 kg di salmone. Mi guardavo, come fa a mangiare pesce al mattino? Mi sono sentito come gli svedesi. No, si può fare. Il salmone va bene a qualunque ora del giorno. Si può fare. E poi c'era stata la serata con una cena in un ristorante molto, molto in di Portofino. Quindi erano stati 2 giorni veramente... se non ci fosse stata sta cosa, che poi vabbè, adesso è anche un'avventura, no? Però sai, in quel momento tornarsene con il buco in fronte a casa non è stato un bel ricordo di un press tour. Vabbè dai, comunque ti sarai divertito lo stesso, penso. Certo. Allora, dai, bene. Sono stato fiero di me stesso e del mio folle eroismo.
Vabbè, sei stato un po' kamikaze anche, vogliamo dirlo. Sì, ma non è stata, ti ripeto, non è stata assolutamente una cosa pianificata, è stato proprio l'emozione del momento, l'energia, l'adrenalina del momento che ti faceva comportare in un certo modo o in un altro. Insomma, veniva veramente fuori la tempra, io c'avevo sta tempra del combattente, ma del combattente che perde, che perde miseramente, è andata così. E invece, press tour all'estero, secondo me quello più spettacolare, per come è stato curato e tra l'altro per l'assoluta esclusività, è stato un press tour organizzato dalla Disney per il lancio della versione home video, quindi erano i tempi dei DVD praticamente, di Monsters & Co. E tra l'altro io là sono stato l'unico giornalista italiano a essere invitato, perché era un press tour europeo a Londra, quindi la presentazione si teneva a Londra e sceglievano praticamente un giornalista per nazione. E quando la responsabile delle PR di Disney mi ha detto: guarda, abbiamo scelto te come giornalista italiano, io ho detto: non ci posso credere, cioè il secolo XIX, cioè, non mai mi sarei aspettato che mi avessero selezionato. Ma il motivo secondo me era che quando sono usciti i DVD, quindi c'erano ancora le videocassette, ti parlo che anno sarà stato, il 98 praticamente, io sono stato quello che è andato dal caporedattore del Secolo e ha detto: facciamo una rubrica, che questo secondo me è un media che è un medium che alla fine a livello proprio fisico soppianterà i VHS, le videocassette. E quindi avevo lanciato questa rubrica che si intitolava Il cinema in DVD. Tanto che quando andavo alla FNAC, che c'era a Genova, il responsabile del reparto home video mi diceva: ma sai che vengono le persone a chiedere i film in DVD che sono quelli che tu recensisci nella rubrica Il cinema in DVD? Quindi ero una specie di riferimento, però locale. Non mi aspettavo che, insomma, alla fine, probabilmente perché gli altri quotidiani non davano tutto questo spazio a un supporto così, così nuovo, così, così recente. E allora praticamente hanno organizzato questo press tour spettacolare, perché fatti il conto che erano 2 giorni, quindi si arrivava dopo pranzo e poi si ripartiva il pomeriggio praticamente del giorno dopo. Ed era una roba, cioè, spaziale, che io sinceramente non me la sarei potuta permettere né ora né mai, cioè, a partire dal viaggio in aereo in business class con tanto di fragole, champagne e panna, c'è, cioè, una roba da film, all'albergo che era tra l'altro un 5 stelle a 2 minuti di strada da Piccadilly Circus, chiamato Covent Garden Hotel, che è una roba che, cioè, aveva tipo costo distanze, quella che costava meno era sopra i 450 euro, fino a oltre 900 euro, e a me mi avevano dato una stanza che era medio alta, perché era una stanza, mi ricordo che c'era il letto a baldacchino, la Madonna, addirittura il bagno con i marmi e il legno scuro, marmi grigi e legno scuro, c'è una roba veramente d'altissimo livello. Ma poi, cioè, si vedeva proprio, per dirti, sai che normalmente gli alberghi ti lasciano il cioccolatino sopra il cuscino, no? Sì. Per sera. Questi c'avevano una confezione di cookie, ma la confezione di cookie, cioè, ogni cookie era praticamente 100 grammi di roba. Che sembravano delle tortine, capisci? Le sei portate a casa, spero. Sono magnati, ci ho fatta la cena, perché assaggiamo come sono, tutti diversi, tra l'altro, fatti a mano. Ma aspettate, pensa che diceva, sai che ci sono gli alberghi che ti danno, che ne so, la saponetta, questi ti davano l'impermeabile e l'ombrello, perché vabbè, a Londra è un classico, sì, certo. C'avevi tutto già pronto nella stanza, vicino all'accappatoio, nell'armadio c'avevi l'impermeabile, l'ombrello, tutto. Per farti entrare nello spirito londinese, proprio farti sembrare uno del posto, praticamente. Esatto. Mi ricordo che c'erano le mele sul banco della hall che sembravano finte, che erano grossi come dei meloni, lucidate, a specchio, rosse. Mi ricordo sta cosa delle mele, che ho detto: ma che è sta roba? E poi era a 2 passi da Piccadilly, per cui io mi ricordo che la sera sono andato in Piccadilly Circus e c'era questa sala giochi a 2 piani della Madonna,
con questo Sonic che troneggiava, ed è stato quando ho avuto, perché poi era praticamente una sala giochi quasi tutta Sega, ho avuto la possibilità di provare, figurati se in Italia ci riuscivo mai, il G-Lock 360, quello che proprio dovevi lasciare tutto, portafoglio, chiavi, qualsiasi cosa, perché ti entravi in questa specie di giroscopio e ti rivoltavi in tutte le maniere possibili e immaginabili, quindi ho avuto pure questa fortuna. Poi il giorno dopo c'è stata la presentazione del DVD, tra l'altro con il regista del film, quindi Pete Docter, che adesso è il direttore di Pixar, quindi è proprio quello che ora è il direttore generale di Pixar. E poi mi ricordo che sono andato a fare un giro nei negozi, perché ci stavano i negozi di Piccadilly, sono spettacolari, c'è il Virgin Store, il Virgin Megastore, dove mi sono comprato, ancora me lo ricordo, la trilogia in DVD di Karate Kid, che pur essendo in inglese c'aveva la lingua in italiano, quindi ho detto figata. E quello secondo me è stato un press tour veramente spettacolare. Se non altro per l'hotel, ecco, diciamo. Viaggio, tutto organizzato veramente bene, ed era una roba internazionale, perché chiaramente non avrebbero mai fatto una cosa del genere a livello nazionale, eh? Quindi c'era dietro la Disney e c'era questa joint venture tra gli Stati Uniti e l'Europa, e questo era il lancio della presentazione europea di Monsters & Co., che tra l'altro già al cinema aveva avuto un successo travolgente, meritatissimo, travolgente. Bello. Questa è sicuramente una cosa che oggi manca, ti manca, Pier, ammettilo. Guarda, erano altri tempi. Io mi devo definire fortunato, perché ho assistito proprio all'alba e alla fine anche al tramonto di questo percorso, perché io sono partito all'inizio degli anni 90, che i videogiochi ce li facevamo prestare dai negozi. Quindi nelle riviste tu scrivevi la recensione e sotto c'era scritto "si ringrazia joystick fan di Milano", tanto per dirne uno, no? Okay, sì. Perché erano tutti videogiochi di importazione parallela, e quindi cioè, li prendevano prima i negozi dal Giappone e le riviste lavoravano su quelli. Quindi sono partito da là. Poi, nella seconda metà degli anni 90, quando mi sono spostato su PC, ho avuto questa fortuna di assistere al passaggio alla grande distribuzione organizzata in Italia. C'erano quei tre o quattro nomi veramente forti, quindi c'era Leader, c'era CTO, c'era Halifax, c'era Software & Co., e questi praticamente avevano in mano tutte le software house più famose mondiali, ed erano i primi distributori che non solo ti inviavano proprio il prodotto, che all'inizio era identico a quello per la vendita e poi veniva personalizzato, negli anni successivi è stato personalizzato con delle promo ad hoc, non esistevano ancora i codici, quindi avevi proprio il prodotto fisico, ma organizzavano anche tutte le attività di marketing per il lancio del prodotto, il press kit ed eventualmente dei press tour. E quindi era proprio un altro mondo in cui il ruolo della stampa era così importante che, per dare risonanza al titolo e poi anche per pubblicizzarlo, organizzavano questi eventi, e ce ne sono stati veramente tantissimi, alcuni spettacolari. E però poi la situazione è cambiata perché da una parte con l'avvento di internet e con quindi la scomparsa graduale dell'importanza delle riviste cartacee, quindi della stampa cartacea, si è passati al digitale anche dal punto di vista dell'informazione, che era sicuramente un'informazione più veloce, che attraverso i filmati, per esempio, ti dava la possibilità di... già dava la possibilità agli utenti di visionare il prodotto in un modo o in un altro. Non so se ti ricordi che c'era la fase di passaggio in cui nelle riviste c'erano addirittura le demo, sia le riviste del PC che quelle per console, no? Anche quelle della PlayStation 1 a volte c'erano i CD con le demo dei giochi, e fino ad arrivare al punto in cui non c'è stato quasi più bisogno. Infatti adesso è un po' una roba, cioè ce ne sono ancora di riviste in Italia che ci abbiamo, Games Machine, giusto per l'onore della cronaca, che e poi qualcosa molto molto fanzine più che altro, no? Per i vecchi, per i nostalgici, per la retroguardia, perché se uno si vuole veramente informare, Gioco Forza va su internet, quindi si scarica la demo, cioè è proprio cambiato il mondo dell'informazione, di conseguenza anche l'attività marketing che ci sta dietro. E io ho avuto la fortuna di godermela tutta sta parabola, dall'inizio, quando ancora non c'era, al tramonto, in cui effettivamente prima ci sono stati grandi botti e poi la situazione è andata un po',
un po' scena. Io però ho una domanda da farti, no? Che me la sono tenuta lì anche quando abbiamo fatto il video l'altro giorno. Ma secondo te erano davvero necessari questi grandi botti? Cioè, era una dimostrazione di forza per qualche motivo o veramente era necessario per lanciare un prodotto fare tutto questo, secondo te? Ma allora, mettiamola così, una per certa percentuale di utilità ci stava, perché devi considerare che in Italia c'era stato un passaggio da un mercato di nicchia a un mercato di massa, e questo passaggio era un passaggio che, pur essendo stato in qualche modo identificato dal lancio della PlayStation come spartiacque, in realtà è stato graduale. È stato graduale, secondo me, si è veramente raggiunto con l'uscita degli smartphone. Cioè, da quando i videogiochi sono arrivati sugli smartphone, allora sì, il mercato dei videogiochi è veramente diventato un mercato di massa. Già c'erano sui vecchi cellulari, c'era Snake, però... e quindi il fatto di fare dei lanci che andassero oltre il mero ti invio il prodotto e scrivi la recensione mirata servivano un po' per mettere l'oggetto videogioco sotto i riflettori, perché chiaramente dava quel glamour che il normale videogioco come invio del prodotto e recensione limitata al gioco non avrebbe dato. Ho capito, cioè tu mi stai dicendo che in questo modo l'industria del videogioco rincorreva ad esempio quella del cinema per cercare di dargli uno stesso livello di visibilità e di considerazione. Ecco, diciamo che non tanto il discorso della gara col cinema, ma sicuramente cercava di ottenere una visibilità che andasse oltre il comparto tecnologico, perché i videogiochi sono nati come degli esperimenti tecnologici e quindi sono stati innanzitutto apprezzati dai nerd e poi vabbè dai ragazzetti che ai tempi ci giocavano. Poi però cosa è successo? I ragazzetti sono cresciuti, che l'esperimento tecnologico è diventato tecnologia per tutti. Pensa un po' alle strade che hanno fatto i computer, no? Che prima costavano un sacco di soldi, adesso ce li abbiamo pure nelle lavatrici, per dire. Idem per i giochi da sala, che sono scomparsi perché poi sono entrati in casa, non hanno più. Una volta uno doveva pagare un gettone perché costavano un sacco di hardware. E quindi questo passaggio ha portato sempre più a un cercare di cambiare l'immagine dell'oggetto videogioco, trasformandolo da un oggetto tecnologico a un oggetto di consumo di massa. E se lo vuoi trasformare in un oggetto di consumo di massa, lo devi far conoscere sotto aspetti che non siano solo quelli squisitamente tecnologici. E quindi cosa fai? Quindi organizzi l'evento, quindi ci leghi il testimonial. Io mi ricordo che quando c'è stato il boom di Lara Croft, al di là del fatto che sono usciti poi film con Angelina Jolie, ma già prima c'erano già delle modelle che erano pagate per fare da testimonial, ogni anno le cambiavano. E quindi c'era l'evento del lancio del gioco di Tomb Raider del momento, il 2, il 3, quello che era, tu andavi a Milano e ci stava la modella inglese, che era quella nominata a livello ufficiale, cioè non era una cosplayer chiamata sul momento per quell'evento di presentazione, no, era proprio quella che si faceva il giro dell'Europa, pagata chiaramente, perché era il volto di Lara Croft. E quindi perché questo? Perché si cercava di dare una risonanza mediatica che andasse oltre l'interesse circoscritto al videogioco in quanto passatempo tecnologico. E quindi c'era, secondo me, questo aspetto che aveva effettivamente un senso. Poi è chiaro che quando beccavi il giornalista super appassionato, come potevo essere io, perché io venivo dal mondo delle riviste specializzate, quindi ero già, tra virgolette, sul pezzo, no? Ero già super super informato di mio per quello che a me poteva interessare. Questo era tutto grasso che colava, aggiungerci la patina di glamour. Quando invece beccavi il giornalista del quotidiano che magari si interessava ai videogiochi relativamente, diventava invece fondamentale dare al videogioco un'immagine diciamo meno limitata al contesto specificatamente tecnologico. Sì, sì. Ok, caro Pier. Quindi vogliamo fare una chiosa finale per questo discorso qua?
Che è stato un crossover, vedi? Un crossover, sì, è stato un crossover. Peccato non poter mostrare nulla attraverso podcast. Questo no, no, però era una specie di completamento sia per le domande che mi erano state fatte. Quindi chi sta sentendo il podcast e non ha visto il video, magari vada a vederlo. Vada a vederlo perché si fa sicuramente del ridere, soprattutto per alcuni oggetti che abbiamo mostrato. E viceversa, magari chi poi si vedrà il video e si ascolterà il podcast, c'è l'altra faccia un po' del discorso gadget, che è quello chiaramente delle presentazioni di prodotto. Però abbiamo lasciato fuori tante di quelle cose, sia a livello di gadget, sia a livello di press kit, sia a livello anche di aneddoti, che poi magari la faremo un'altra puntata. Sì, 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 ma assolutamente. Più avanti. Assolutamente, c'è molto da dire, penso, no? Vabbè, mi ricordi? Potresti scrivere un libro, forse, solo su questo argomento. Sì, no, effettivamente si sprecano i ricordi, che sono veramente tantissimi. Ecco, cerca di non lasciarli disperdersi come lacrime nella pioggia. Dobbiamo assolutamente fissarli in qualche modo, no? Vedi, già queste storie di oggi restano in podcast, e quindi già almeno queste storielle qua rimangono. Yes, yes, yes. Senti, al di là di questi bellissimi racconti un po' a marcord e un po' comunque divertenti, perché sono ricchi di aneddoti e cose buffe, vogliamo parlare anche un po' di videogames questa sera, cosa ne dici? Di videogame. Games, con la S, come si dice, films e computers, videogames, cosa dici? L'orticaria mi fai venire. Lo so, ma io mi diverto a farti venire l'orticaria, caro Pier, del resto gli amici servono anche a questo, no? A far venire l'orticaria. Giusto. Abbiamo un titolone. Titolone, bene, sono contento perché non vedevo l'ora che me ne parlassi, devo essere sincero. L'avevi forse accennato qualche puntata fa, o sbaglio? Sì, perché è stato uno dei titoli che ho atteso di più, perché fa parte di una serie che è uscita in Giappone un po' di anni fa, che era già arrivata al suo terzo episodio e che finalmente si è deciso di portarla in versione occidentale, quindi in versione inglese fondamentalmente, perché è una serie super giapponese e quando poi uno ci gioca capisce perché, cioè è proprio progettata con in testa l'utente giapponese. Noi che non siamo giapponese, secondo me comunque gradiremo ugualmente, non credi? Sì, però appunto quando uno a un certo punto dice no, ormai in un mondo che ormai il mercato si è, anche se è protetto dalle classiche zone, però si è globalizzato, non c'è più meno che c'era negli anni 90 del videogioco che usciva e poi passavano 6 mesi prima che venisse localizzato proprio per motivi tecnici, no? Qua invece ci vuol poco, quindi quando c'è un titolo che invece viene trasportato sul mercato occidentale dopo anni, uno se lo dice, ma come mai? Per quale motivo al mondo? Tra l'altro si parla di una serie che è stata prodotta da un'azienda rinomata, cioè dalla famosa Level 5, partner storica di Nintendo, autrice di quello che per me è un franchise molto caro, che è quello del professor Layton. Non dirlo a me, per me sì. È uno dei giochi più belli che sono usciti su Nintendo DS, di sicuro. La serie più bella. La serie, sì, certo. È arrivata pure sul 3DS con i titoli 3D, adesso dovrebbe uscirne uno nuovo, è approdata anche sugli smartphone, e che comunque al di là ora della serie Layton si era già distinta per aver creato degli ottimi giochi di ruolo anche in tempi non sospetti su PlayStation 2. Sì, io ricordo Rogue Galaxy, che secondo me è uno dei giochi più belli per PlayStation 2. Oppure il Joan of Arc su PSP. Bellissimo. L'ho recensito da poco, tra l'altro qualche mese fa, sul mio blog. Gioco bellissimo, assolutamente. Quindi, insomma, è un'azienda che sono veramente in gamba. E quindi questa serie qua, che tra l'altro è una serie particolarissima, sia perché dal punto di vista affettivo va a far vibrare certe corde che a me, ma forse anche a te, insomma, a chi è nato negli anni 70, insomma, sono sempre piuttosto delicate e quindi potenti alla fine quando risuonano, e sono le corde legate ai super robot, quelli che noi abbiamo iniziato a conoscere con le creazioni di Go Nagai, quindi Mazinga Z, Goldrake, Shinget Robot, e poi tutti gli altri che sono venuti in cascata, che non erano anche
specificatamente dico Nagai. Sì, però mettiamoci anche Jig, che comunque Nagai partecipò. Certo, certo, no, è pure quello di Nagai, ci mancherebbe. E quindi, sì, beh, dicevo, poi ce ne sono anche un sacco che non sono suoi, ma che per noi sono famosi, tipo Daitan 3, tipo... Gundam, vabbè, Gundam già non è un super robot. Sì, hai ragione, hai ragione. Comunque va bene, dai, ce ne sono a tonnellate di esatto, ce ne sono a tonnellate di cartoni, di anime, no? E io che... ogni tanto, ammetto che ogni tanto quando magari su Prime cerco nel catalogo qualcosa da vedere, ogni tanto mi fermo a guardare qualche puntata. Per esempio ho visto Tekkaman qualche giorno fa, ok, non è un robottone, però è sempre di quel filone lì. Ed è sempre un piacere rivedere i cartoni della nostra infanzia, ammettiamo. Siamo affezionati perché ci hanno anche educato, perché erano profondamente etici. Io molto etici, assolutamente. Goldrake, ma che è il più amato. E quindi questa serie qua, che è la serie di Megaton Musashi, che tra l'altro è una serie che è nata come videogioco, ma è stata subito, perché Level 5 produce anche OAV, che sono gli anime seriali, no? Gli sceneggiati a puntate, è stata anche trasformata in un anime di due stagioni, quindi c'è pure proprio, sono due parti, ognuna con 13 puntate, sono 26 puntate in tutto, che racconta la storia che poi tu vivi all'interno del gioco. Gioco che appunto è arrivato alla sua terza incarnazione, perché prima è uscito Megaton Musashi, poi è uscito Megaton Musashi Cross e poi è uscito questo Megaton Musashi W Wired, che è quello che poi è arrivato anche su occidentale, e che ha al suo interno questa specie di crossover, cioè di partecipazione esterna di special guest star con alcuni robot, tra cui anche il nostro Goldrake, che tra l'altro è stato inserito con l'ultima patch, perché quando è uscito il gioco è uscito con Mazinga Z, Shingetter Robot, vabbè, poi c'erano anche Vultus, Five e con Butler, e adesso hanno aggiunto anche Goldrake, che quindi per me è il top, anche perché non sono proprio le versioni standard, quelle animate degli anni 70, ma sono delle versioni riviste, quindi un po' più modernizzate nel look. Per cui c'è Mazinga Z, lo hanno fatto diventare una specie di gorillone, perché i robot che tu piloti nel gioco appartengono a differenti categorie, quindi ci sono quelli pesanti e quelli leggeri. Quelli pesanti sono i classici tank, e anche nella forma hanno questa forma un po' nerboruta, no? Come se fossero i nani. Sì, chiaro. Le braccia enormi. Sono un po' deformati per dare senso di robustezza. Esatto. E invece quelli leggeri, che sono quelli un po' più slanciati, un po' più veloci, un po' meno potenti, ma comunque sempre letali, a cui chiaramente fortunatamente hanno messo Goldrake, perché già mi bastava Mazinga Z che sembrava un gorilla, detto se fanno così pure Goldrake, invece no, Goldrake è proprio Goldrake. Ma scusa, fanno parte della trama principale o sono delle aggiunte secondarie che si possono vedere o non vedere? Allora, non fanno parte della trama principale, ma sono dei robot che tu puoi utilizzare, perché allora in questo sta anche la natura molto giapponese di questo gioco. Quali sono gli elementi classicamente giapponesi di numerosi giochi, soprattutto quando si parla di giochi di ruolo, no? Allora, c'è innanzitutto una componente visual novel, tanto per cominciare, in un modo o in un altro ci sta. Poi c'è una componente di personalizzazione, ma dire sfrenata e dire poco, perché da ogni parte del robot, le braccia, le gambe, il busto, alle armi di vario tipo, addirittura alle mosse speciali che sarebbero i superpoteri, per esempio nel caso di Goldrake c'è il tuono spaziale e il maglio perforante, per esempio, che ti puoi personalizzare e ti puoi potenziare attraverso un albero di abilità a cui accedi con chiaramente la contestualizzazione, in questo caso di una scheda madre con CPU e chip aggiuntivi che vai a intercambiare, a potenziare, a raffreddare con delle ventole. Quindi c'è una parte di personalizzazione che in realtà è il 60% del gioco, cioè il 60% del gioco è che tu ti costruisci il tuo mech, perché poi ogni parte
del corpo di un robot, per esempio prendiamo il braccio sinistro, tanto per dirne uno, non solo ne esistono di tipi diversi, ma ne esistono di rarità differenti, quindi c'è la versione comune, la versione non comune, la versione rara, la versione epica e la versione leggendaria, il che ti fa capire che c'è un sistema di looting che assomiglia molto al discorso gacha, perché praticamente ogni volta che tu vai a fare una missione e distruggi alcuni dei robot avversari, rilasciano appunto dei bonus che possono essere delle parti, se sei fortunato, leggendarie o epiche, se no rare, non comuni o comuni. Quindi c'è sotto un sistema che è un classico sistema alla giapponese, quindi molto mirato al looting, molto mirato ai gacha, alcuni te li puoi addirittura, pure se non li raccogli, creare tu con delle parti che ricicli. Cioè c'è tutto un sistema che va ben oltre la storia, le missioni. Però ci sono appunto le missioni e c'è la storia. E la storia è quella di questa umanità che fondamentalmente è stata... La storia è quella del cartone animato anche? Sì. Ok. È stata ridotta a meno dell'1% della popolazione da un improvviso attacco extraterrestre che ha distrutto il pianeta, addirittura lo ha bucato, per cui adesso è come se fosse diventata una specie di ciambella, infatti loro la chiamano proprio tipo Donut Planet, una cosa del genere, perché proprio... e quindi lo ha portato fuori orbita, e quindi ci sono questi alieni che ormai hanno conquistato il pianeta e lo hanno devastato, che cercano di cancellare gli ultimi baluardi della razza umana, e tra cui questa sorta di città che è rinchiusa, che in realtà è una città finta, perché è rinchiusa all'interno di un'enorme astronave, solo che la cupola è mascherata, per cui chi ci vive dentro in realtà non sa di stare dentro un'astronave, perché quelli che sono sopravvissuti fondamentalmente, essendo traumatizzati, gli hanno cancellato i ricordi, e il protagonista del gioco è uno di questi a cui sono stati cancellati i ricordi, quindi vive in questa sorta di Matrix immaginaria, che poi però viene reclutato per diventare un pilota di quelli che combattono per difendere gli ultimi sopravvissuti della razza umana, e quindi gli viene restituita la memoria e gli viene detto: guarda che siamo rimasti in pochi, per cui c'è bisogno di piloti. Tu dici: perché scelgono dei ragazzini? Perché i ragazzini sono quelli con i riflessi più pronti. Quindi si sono giustificati a un certo punto, perché gli viene chiesta sta cosa, dicendo all'interno del gioco del cartone animato, cioè dell'anime, dicendo che scegliamo i ragazzini perché sono quelli che hanno i riflessi più pronti, migliori. Okay. Una grande prontezza di riflessi per riuscire a questi robot e questi. Quindi ci sono tutti questi robot che poi sono i famosi Megaton, di cui quello del protagonista è il Musashi, di vari tipi, perché ce ne sono tantissimi di vari tipi, e hanno deciso di aggiungere nel gioco come robot che tu, attraverso delle missioni secondarie, vai a sbloccare raccogliendone i pezzi, di cui poi in futuro puoi trovare nelle missioni successive anche dei componenti più rari e quindi più potenti. Hanno deciso di metterci dentro pure dei robot di Gonagai, e tra cui appunto Goldrake. Infatti io muovo solo Goldrake. Chissà come mai. Ti posso dire che la personalizzazione è per dire che ti scegli addirittura pure la posa di vittoria del robot. Cioè che il modo in cui esulta il robot quando finisce il combattimento, la cabina di pilotaggio interna con eventuali gadget con cui decorarla, tipo hai presente i portachiavi o che ne so, i ciondoli che vedi nei camion, cose di questo tipo. Addirittura l'assistente di volo virtuale, che può essere una pin-up piuttosto che una cosplayer, piuttosto che ti dai consigli durante la battaglia. È una cosa assurda. La cosa che a me è piaciuta riguardo al discorso Goldrake, che poi il gioco è una sorta di Musou, quindi riprende un po' come avevano fatto col Goldrake che avevamo recensito. Quindi ci sono missioni in cui tu fondamentalmente, anzi, se vogliamo, è ancora meno vario, perché mentre il gioco di Goldrake della Micro Hits, a parte seguire la trama diciamo della prima parte dell'anime di Goldrake, ti dava delle missioni in cui c'erano missioni di scorta piuttosto che missioni in cui dovevi liberare delle zone, o missioni in cui dovevi difendere delle zone, o dovevi ricreare dei collegamenti o spegnere addirittura le... cioè c'era un po' più di varietà anche a livello di impostazione, perché c'erano delle fasi shoot 'em up. Questo è proprio un Musou, cioè è un gioco in cui tu hai delle zone che devi liberare dai nemici,
è come nell'anime, quando hai distrutto un tot di nemici, quelli che rimangono si assemblano in un enorme mostro. E quindi c'è, ci sono questi nemici piccoli, questi minion, e poi ci sono questi enormi mostri che devi sconfiggere. A volte sei da solo, a volte hai compagni, c'è anche una modalità multiplayer sia cooperativa che competitiva in una sorta di arena, però quello è un altro discorso. Ci sono missioni principali, secondarie, sfide, ci sono sempre per la classica situazione molto giapponese, e questo l'hanno anche un po' ripreso da Call of Duty, per cui ci sono le stagioni che ti danno ogni accesso quotidiano, piuttosto che dei materiali che poi puoi utilizzare per crearti delle parti di robot che ti possono servire. E la storia praticamente si alterna tra queste missioni e questa sorta di gioco di ruolo, che è più una visual novel, con questa telecamera che riprende i personaggi lateralmente, quindi è come se fosse una visuale laterale a scorrimento orizzontale, con questi personaggi che poi è il protagonista 9 volte su 10, a volte switcha, che si muove attraverso varie location, tutte super telefonate. Ci sono vari dialoghi con scelte veramente minimali, praticamente inesistenti, che ricostruiscono proprio la trama dell'anime, per cui probabilmente è meglio giocarsi prima il gioco che guardarsi l'anime, perché chiaramente il gioco è quasi una riduzione rispetto all'anime. Quello che nell'anime vedi narrato in maniera molto romanzata e approfondita, qui lo vedi con dei dialoghi, con dei personaggi che fanno le faccette, ma alla fine sono sprite fissi. Ecco, un po' mi spaventa questa cosa, cioè ho paura che poi le fasi giocate non siano così tante nel totale delle ore di gioco. Cioè è un po' una visual novel sotto un certo punto di vista. No, anzi il contrario. Secondo me la parte visual novel è per cercare, da una parte, di dare una giustificazione a livello narrativo a questa serie di scontri praticamente infiniti, ma è anche per togliere un po' di ripetitività al fatto che il gioco vero e proprio è fondamentalmente un gioco di combattimenti in arene, ed è proprio così in maniera super evidente. Allora, con la parte di visual novel, dove ci sono anche missioni secondarie che spezzano un po' il ritmo, tipo per esempio vai a fare un'indagine per il club di fotografia, perché comunque tu sei uno studente, quindi incontri una tua collega di scuola, una tua compagna che ti dice ho bisogno di questa cosa, e tu magari la vai a fare, in cambio guadagni dei gettoni che ti fanno avere dei materiali. Cioè, diciamo che la fase visual novel interrompe quelle che sono le parti arcade, aggiungendo i collezionabili, fondamentalmente, che ci sono anche durante la parte arcade. La parte di gioco arcade si vede che è fatta dai giapponesi, perché già tu vedi l'impostazione tra il Goldrake della Micro Hits, a parte il livello estetico, che appunto quello riprende la serie, quindi molto cartoon anni 70, mentre questo è un po' una versione rimodernizzata, ma in senso buono, Cioè, a me piace moltissimo il Goldrake di Megaton Musashi, ma proprio tantissimo. Ma è proprio il sistema di gameplay, perché anche qua per esempio c'è lo Spazer, che tu qua decidi di attivare quando ti va di attivarlo, mentre lì invece non lo puoi fare se non c'è la fase nel gioco Micro Hits, se non c'è proprio la fase in cui lo utilizzi. Qua invece puoi cambiare da Goldrake a Spazer quando ti va di farlo durante il gioco. Anche qui hai delle armi, ma hai sia delle armi da taglio, che per esempio nel caso di Goldrake potrebbe essere la barda spaziale, anche se io adesso sto usando un'altra arma che viene da un altro robot, sia delle armi tipo fucili da sparo che ti puoi portare dietro, e ne puoi avere 3 da taglio, 3 da sparo. Più ci sono le mosse speciali, e in più ci sono le mosse normali, che sono quelle classiche, come se fosse un picchiaduro, fondamentalmente, mentre invece per le mosse speciali devi caricare un'energia che si carica mano a mano che infliggi danni ai nemici. Ci sono anche per esempio delle modalità di combattimento, di assetto di combattimento, che possono essere modalità di attacco in cui fai più danni ma sei anche più fragile, o modalità di difesa in cui fai meno danni ma in cui sei più resistente ai danni, e cose di questo tipo.
è la personalizzazione dei moduli che tu monti su ogni singola arma, che è come se fossero dei microchip, ti dà una alla fine una personalizzazione veramente specifica del tuo robot, perché tu puoi decidere di mettere dei chip che per esempio aumentano la velocità del robot, dei chip che ne aumentano la resistenza, alcuni che addirittura ti fanno recuperare energia, ti fanno autocurare, o altri che aumentano il potere offensivo specifico, perché ci sono poteri diversi, nel senso che tu puoi avere un robot che è potenziato nel combattimento a distanza, nell'utilizzo per esempio di armi legate all'elemento fulmine o per esempio legate all'elemento fuoco, piuttosto che potenziamenti su armi che invece di essere a distanza sono armi da taglio, per dirti. Quindi c'è un livello di personalizzazione incredibile, veramente incredibile. Ecco, e quanti riflessi servono, visto che sono dei ragazzini a guidare questi robot? A noi umani di una certa età è un gioco fattibile, o è un gioco veramente action al 100%, per cui destreggiarsi tra spari, combattimenti, no, esplosioni? No, io mi sono trovato benissimo. Tra l'altro, in realtà, alla fine la fase veramente arcade non è una fase che necessita di una grandissima abilità, nel senso che è molto più importante la fase di preparazione all'arcade. Cioè, quando ti danno la missione, ti danno il livello di potenza globale consigliato. A parte il fatto che, ripeto, tu ti puoi fare un robot che ha una certa potenza, ma che è più spinto verso l'attacco rispetto alla difesa o alla velocità rispetto alla resistenza, per esempio. Ma al di là di questo, le missioni hanno un indicatore di potenza e tu, il robot che tu metti in campo, o i robot che tu metti in campo, perché alle volte ci vai in coppia, quindi non dico che ne muovi due, ma puoi switchare tra i due. Quindi quando tu ne muovi uno, l'intelligenza artificiale muove l'altro e viceversa. Diciamo che devi fare in modo che la potenza dei tuoi robot, quando ti metti in missione, sia almeno uguale a quella consigliata. Se è uguale o superiore, non dico che è una passeggiata. Sì, però non è una cosa troppo complessa. Okay. Esatto. Quando invece è inferiore, devi essere veramente bravo. In alcuni casi, anche se sei bravo nel senso che giochi in difesa, magari perdi lo stesso, perché magari ci sono missioni che non sono quelle della storia principale, ma possono essere missioni a tempo, missioni secondarie, che appunto ti scade il tempo, non hai battuto tutti i nemici e te la dà fallita. Quindi cioè, in realtà la differenza per esempio rispetto al gioco di Goldrake è questa: il gioco di Goldrake della Micro Hits ti racconta la storia di Goldrake, quindi tu vivi la storia di Goldrake. In questo caso invece la narrazione è secondaria, secondo me, rispetto a quello che è fondamentalmente un gioco di combattimento di robot. È come se avessero inventato il gioco di combattimento di robot spinto tantissimo sulla fase di personalizzazione, cosa che per esempio al gioco di Goldrake praticamente manca in maniera totale, perché c'è solo un potenziamento più che una personalizzazione. Qua invece c'è proprio una personalizzazione che, se vai a vedere l'albero delle abilità, io per riuscire a orientarmi in quell'albero è talmente esteso che alla fine, anziché visualizzarlo come albero, lo visualizzo come lista delle singole categorie che mi viene più facile, tanto per dirti. Quindi è veramente una roba che è molto estrema a livello di personalizzazione, e quindi è proprio un complementare, perché questo è un gioco fondamentalmente d'azione con un fortissimo livello di personalizzazione, e dove la narrazione è un escamotage per dare a queste battaglie un senso che vada oltre il singolo combattimento arcade. E poi la narrazione è bella, perché per carità, l'anime è bello, c'è anche la parte romantica, e tra l'altro durante il gioco ci sono anche delle scene animate prese dall'anime, quindi ci sono dei brevi spezzoni a volte, tra l'altro il gioco rigorosamente in giapponese, quindi anche l'anime non è uscito localizzato, neanche in inglese, per cui se vai a cercare l'anime lo trovi in giapponese sottotitolato in italiano. In questo caso è la stessa cosa, il gioco è doppiato solo in giapponese, neanche in inglese, con però... i sottotitoli in inglese, no, in italiano, sottotitoli in italiano. Oh, è vero che Goldrake è Goldrake, quindi si sono pure sbattuti per andarsi a cercare, ma sti maledetti italiani, come lo chiamano il nostro Grandizer? Goldrake. Sì, che voglio dire, alla fine per un giapponese vuol dire che lo stai storpiando, no? Ok?
però lo rispettano e quindi è Goldrake. Certo, certo, è giusto, giusto così. Ben fatto, ben fatto. Mi pare di capire che ti sia piaciuto moltissimo questo gioco, quindi. Io sto gioco lo rincorrevo alla nausea, sperando che mi dessero il codice. E tra l'altro ci sono stati dei ritardi perché, come tutti i giochi che non avevano un reale lancio pianificato, ma è stata una roba un po' quasi, quasi improvvisata, ci è voluto un po' di tempo, però sono contento perché almeno dopo che mi è arrivato il codice, una settimana dopo è uscito Goldrake, perché non essendo uscito al lancio, se io l'avessi avuto al lancio e lo avessi dovuto giocare senza Goldrake, mi avrebbe coinvolto un po' meno. Invece giocarlo con Goldrake, di cui tra l'altro adesso c'è un mini trailer di 47 secondi su YouTube, che hanno fatto apposta per l'inserimento di Goldrake con l'ultima patch in questo Megaton Musashi Wild nella versione occidentale. Ed è veramente notevole. È notevole come è notevole un po' il clima. Cioè, la cosa più bella di questo gioco è l'atmosfera molto super robot, molto anni 70, che si è un po' persa poi con l'arrivo di Gundam, no? Sì, sì, anzi Gundam, come si dice. Sì, perché ha lasciato da parte, cioè nella rincorsa al realismo ha lasciato indietro un po' quel romanticismo dei robottoni della prima ondata, no? Invece non, qua invece sono molto super robot, quindi anche se tu non puoi usare le armi speciali, le mosse speciali o anche per esempio i proiettili, sono praticamente infiniti, però quando finisci il caricatore c'è un tempo di ricarica e quindi spezzi l'azione, non puoi sparare come un pazzo o fare tuoni spaziali alla rinfusa. Un tuono spaziale e poi ci vorrà una decina di minuti prima di farne un altro, perché nel frattempo devi farlo ricaricare distruggendo nemici, quindi sono comunque dei super robot, ma questo non vuol dire che puoi fare quello che vuoi, un po' come succedeva anche nel Godric della Micro Hits. Lì però c'era l'idea dell'energia solare con cui lui si ricaricava, e quindi alla fine c'è questo clima da anni 70 già a partire dalla sigla, perché la sigla è cantata. Tra l'altro mi fa sorridere il fatto che la sigla l'hanno tradotta in inglese. In effetti. Mentre io sono abituato alla sigla dell'anime, che era cantata in giapponese, no? Di Megaton Musashi, qui è rimasta la stessa sigla, ma con le parole tradotte in inglese. Mi fa ridere un po' sentire il cantante, che è lo stesso giapponese, che ti parla in inglese perché? Perché siccome è una sigla molto grintosa, un po' roccheggiante, quasi in certi punti è quasi un rap, no? E mi fa un po' ridere sentirlo fare in inglese, da uno che chiaramente inglese non è. E in giapponese secondo me stava meglio, quindi l'ha rilasciato in giapponese, però vabbè, è bello anche quello, perché cos'è un cartone animato senza la sigla iniziale? Allora Pier, a proposito di sigle iniziali, sono andato a vedere il trailer che hai citato poco fa, no? Quello di pochi secondi, e inizia come la sigla originale di Goldrake, solo che anziché vedere Actarus che corre nei riquadri, c'è il protagonista del gioco, che adesso non so come si chiami. Sì. È bellissima questa cosa, veramente, veramente bellissima, bellissima. Sì, no, ci tengono, ma hanno fatto un buon lavoro, secondo me hanno fatto veramente un buon lavoro, perché l'idea di infilarci dentro queste partecipazioni di robot, che è uno strizzare l'occhio a chi ha una certa età, per cui era affezionato alle versioni anni 70 dei super robot, secondo me gli dà un valore aggiunto non da poco, perché permette al gioco, perché poi l'aspetto principale di un gioco del genere è quanto ti esalta, cioè il fatto che per esempio il Goldrake della Microids non avesse altissimi valori di produzione, e per questo, al di là del doppiaggio, che secondo me trovano un altro gioco con un doppiaggio così pure AAA, al di là del doppiaggio non avesse altissimi valori di produzione, per cui molti si sono accremini dicendo ma no, è una fetenzia, ma certo, perché il valore di quel gioco sta nell'emozione di chi decide di giocarlo con gli occhi di chi aveva visto il cartone animato e che un gioco del genere non se lo sarebbe neanche sognato nelle sue notti più sfrenate, nei suoi desideri più proibiti. Quindi è veramente una roba, è un super fan service con 40 anni di ritardo, ma service che veramente ti fa esaltare. Ora, questo Musashi, che invece è una produzione del 2021, quindi è recente, ha
è geniale nel suo voler cercare di costruire un fan service anche per chi aveva vissuto l'era dei super robot negli anni 70, inserendo pure questi robot qua. Poi a me fa ridere il fatto, per esempio, che mi posso creare un Goldrake con le braccia di Mazinga Z, no? Perché quello è un mech pesante, ma per esempio con le braccia di Shinget e Robot, questo lo posso fare perché è un leggero pure quello. Per cui mi può venire un Goldrake che è una specie di Frankenstein, cosa che veramente non faccio perché voglio Goldrake e Goldrake, però lo puoi fare, no? E comunque il poter muovere Goldrake, per chi ha visto il cartone di Goldrake e si è innamorato ed è cresciuto con quello, è già esaltante di suo. Quindi è un gioco che secondo me ha un grandissimo valore per chi riesce a coglierne questo aspetto entusiasmante, o perché è legato ai robot che fanno la loro comparsa e che puoi utilizzare nel gioco pur non facendo parte della narrazione, o perché magari gli piace proprio l'idea di avere un gioco sui super robot fatto da dei giapponesi, quindi con l'amore, con la cura, con il livello di follia di quelli che questi robot in fondo li hanno inventati, perché li hanno inventati loro, no? È un po' come le cose di cui andiamo fieri noi in Italia, che anche se le trovi all'estero, quando però li fa un italiano, li fa con quella, con quell'abilità che ce l'abbiamo solo noi. E in questo caso, cavolo, sono prodotti giapponesi, meglio di come li fanno loro, i prodotti sui super robot non li potrà mai fare nessuno. Ok Pier, dai, ci hai convinti, siamo tutti curiosi di provarlo questo gioco. A questo punto spero di poterlo provare anch'io, perché come sai amo Goldrake, ma non solo, mi pare anche interessante proprio come si sviluppa il titolo in sé, no? Come se fosse un diverse puntate di un cartone animato, no? Perché è abbastanza lungo, immagino, come gioco. Sì sì, no, il gioco è lungo, però a livello poi di gameplay vero e proprio è la versione ignorante del Goldrake della Micro. Sì, immagino. Normalmente un distruggi più robot che puoi nella maniera più veloce e più spettacolare possibile, dopo che ti sei fatto il tuo robot esattamente come te lo puoi fare. Questo è il punto. Va bene, dai Pier, allora abbiamo raggiunto e superato la nostra simpatica oretta anche per questa puntata, quindi direi che è arrivato il momento di salutare i nostri ascoltatori ringraziandoli per averci seguiti. Speriamo che il gioco di cui abbiamo parlato sia risultato interessante, speriamo che siano risultati interessanti anche gli aneddoti di vita vissuta del nostro caro Pier, che secondo me ne ha in serbo anche di migliori. Confermi? Sicuramente sono divertenti, non so se sono interessanti, ma magari sono divertenti. Ecco, e niente, a questo punto quindi io direi che possiamo passare con la sigla. Caro Pier, quasi quasi stasera come sigla metto una sigla cantata apposta per noi dal buon Marco Mengoni, cosa ne dici? Potremmo... Perché no? Perché no? Benissimo, allora vi lasciamo a Marco Mengoni che si è prestato a cantare la sigla di Retro Gaming Lives, e quindi un carissimo saluto da Roberto e da Pier Marco. Ciao a tutti e ci becchiamo la settimana prossima, questa volta non salteremo, promesso. Bravi, ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Retro Gaming Lives, il podcast per te. Retro Gaming Lives. Retro Gaming Lives. Retro Gaming Lives. Ice, il podcast per te. Città, con te cattivi in città, con te cattivi in città. Questo podcast fa parte del Vintage People Network.
Eh già ragazzi, permettetevi di darvi un consiglio, perché se siete appassionati di retro gaming, probabilmente potrete trovare interessante anche un altro podcast. Come quale? Il mio! Io sono Mike e vi invito ad ascoltare Arcade Story Podcast, il podcast che vi racconta la storia dei videogiochi arcade e anche le professioni che ruotano intorno al mondo dei videogiochi di oggi. A presto!